Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Oggi parliamo di un argomento che a volte è un po' sottovalutato. Parliamo di conigli e altri piccoli e sfortunati animali. Sfortunati perché topi, roditori, conigli molte volte sono usati purtroppo come cavie perché sono economici, sono facili da reperire. Però parliamo con un'iniziativa molto importante che invece li salva. Quindi parliamo con Rachele Totaro, benvenuta, Grazie della mille. Collina dei Conigli, fotografa volontaria, e con Federico Gallo, sempre della Collina dei Conigli, del Centro Recupero di Torino. Benvenuti. Buonasera. Ovviamente qui abbiamo anche Giancarlo Barbadoro, come sempre. Allora, come possiamo introdurre questo argomento? Vuoi introdurlo tu? Cosa fa la Collina dei Conigli? Allora, innanzitutto una premessa. Io sono una semplice sostenitrice della collina, che considero una delle realtà più belle e meritevoli del panorama animalista pro animali in tutta Italia. Quindi sarà Federico a raccontarvi meglio quello che fa. Di sicuro è una realtà unica nel suo genere e che ormai da anni ha un ruolo chiave nel recupero e nella riabilitazione di tantissime creature, conigli, ma soprattutto ratti, topi, porcellini d'India, che altrimenti dopo essere stati utilizzati come dei meri oggetti e sfruttati nei laboratori di ricerca, verrebbero eliminati come si fa con un oggetto che non serve più. Certo. Allora, prima di dare la parola a Federico, io passerei un filmato che ci fa entrare un po' dentro la situazione, che è proprio tratto dal Centro Recupero di Torino. Quindi andiamo col primo filmato, che sono i topolini salvati del Centro Recupero di Torino. Beh, sono veramente fantastici, che dire. Federico, tu sei il responsabile del Centro Recupero di Torino, della Collina dei Conigli. Raccontaci un po' la missione della collina e del centro. La missione della collina, che poi è l'ideale, diciamo, che accomuna tutti, è appunto riuscire a far uscire dai laboratori di sperimentazione il maggior numero possibile, di animali. Questo avviene con delle trattative che vengono condotte da Stefano Martinelli e da Marina Giorgi, Stefano Martinelli che è il nostro presidente, trattative comunque molto delicate Immagino. e particolari, nel senso che immaginate che sono due mondi opposti che si incontrano, due modi di vedere le cose Infatti mi opposti che si stupisce incontrano. persino che riusciate a trovare una
un sistema senza andare all'estremismo, ecco. No, infatti le trattative le conduce proprio chi non è estremista, perché in ogni caso non è semplice, non è semplice perché bisogna fare i conti con tanti successi e con tanti insuccessi. La legge prevede che gli animali escano dai laboratori, a patto che ci sia una struttura e delle persone in grado di riceverli e riabilitarli e quindi farli adottare. Tutto questo fa sì che il numero degli animali che escono dai laboratori sia aumentato nel corso degli anni e l'uscita dal laboratorio è un po' il punto di partenza di quello che è il loro percorso, non certo il punto di arrivo. Infatti la riabilitazione è quello che coinvolge il maggior numero di persone. Per condurre le trattative, ovvio, ci vuole una mente salda e tanta... Sì. Cioè, già solo il fatto di non lasciarsi prendere dall'emotività vuol dire molto, vuol dire essere molto... Sì, quello non succederà mai, anche perché, ripeto, molti a volte, sentendo che noi trattiamo con i laboratori, sono convinti che noi siamo in accordo con loro, o siamo il loro... Non è cosa così, non è assolutamente, assolutamente no. Noi siamo per il totale inutilizzo degli animali nella sperimentazione, non solo, la Collina dei Conigli si impegna su altri fronti, noi siamo per l'abolizione di ogni sfruttamento e uccisione di animali in qualsiasi campo della vita, dalle cose che la gente non vede come... delle tragedie, come possono essere ad esempio i circhi o gli acquari, dove portano, nella puntata esatto, precedente. Fino ad arrivare all'alimentazione, nessun animale deve essere ucciso per alimentare. Siamo assolutamente sulla stessa linea, lunghezza d'onda. Ovvio che poi abbiamo scelto un settore, anche perché impegnando tutte le energie in quel settore, a volte si riesce a concentrare appunto gli sforzi e a fare un qualcosa che diventa essenziale e fatto veramente come ecco, si deve. A volte non si considerano molto certi animali come i ratti, i topi, i conigli, i ratti e i topi ancora meno secondo me, però sono proprio quelli più usati purtroppo per la vivisezione, quindi sono i più bersagliati, a migliaia proprio vengono usati, eppure sono a milioni, sono delle creature che sono... dovrebbero essere considerate alla pari del proprio gatto, del proprio cane. Abbiamo visto nel filmato come si comportano, l'interazione che hanno. Io immagino che tu sarai abbastanza affezionato a loro, magari ad alcuni di loro più che ad altri. Sì, però è proprio una questione di impostazione mentale, perché effettivamente il coniglio e anche la cave, anche se meno sicuramente del coniglio, nell'immaginario collettivo suscita un qualcosa di carino, sì, oppure tenerezza. Di tenerezza. Esatto. Il ratto e il topo, molto meno. Però io posso dire che qualsiasi persona è venuta poi a contatto con questo tipo di animali ha cambiato totalmente il modo di vedere le cose. E non bisogna essere presuntuosi nel senso di dire noi che siamo parte dell'associazione, anzi, proprio nel centro di recupero di Torino, che è nato dal nulla. Tra l'altro è nato da poco, no? Mi sembra. È nato dal nulla perché c'era l'esigenza di far uscire un notevole numero di animali e non abbiamo voluto chiudere gli occhi e le orecchie dicendo non abbiamo il posto. Abbiamo voluto investire tutti i nostri sforzi economici e mentali e fisici per... non farli morire, certo. E ci siamo riusciti. E proprio questo centro di recupero è nato intorno a un gruppo veramente partito da zero, nel senso che a parte me nessuno di quelli che adesso costituiscono il cuore del centro aveva mai avuto a che fare con un ratto, con un topolino. E vedere dei ragazzi giovani comunque, o delle persone che non hanno mai avuto a che fare con loro e che all'inizio erano veramente... tra virgolette quasi spaventati, dici, oddio, cosa faccio? Come mi comporto? Vederli cambiare totalmente, adesso sono in grado dopo nemmeno 4-5 mesi di capire appieno tutte le loro esigenze e sanno esattamente in ogni momento cosa fare. Ma perché? Semplicemente perché per avere
cura di questi animali e per seguirli ci vuole il rispetto, certo, l'amore e il cercare di osservarli e di capire. Loro l'hanno fatto, i nostri volontari l'hanno fatto ed è stato semplicissimo. Hanno fatto in realtà tutto gli animali, si sono fatti capire, sì, chiaro, vedere. Sono sempre loro che ci guidano. Ed ogni persona cambia, certo, quando... Dobbiamo interromperci un attimo per la pubblicità. Allora, Rachele... Rachele Totaro è una bravissima fotografa, veramente bravissima. Poi faremo vedere anche il calendario che fai ogni anno, sia per la collina dei conigli che per il rifugio degli asinelli. Ecco, la tua esperienza con la collina, com'è nata? Sì, allora, è nata effettivamente per i conigli, perché quello che dice Federico è vero, tante volte ci sono ancora pregiudizio, comunque una scarsa conoscenza nei confronti di ratti e topi, sì, soprattutto. Quindi anche io mi sono avvicinata proprio per i conigli. Ecco, stiamo vedendo tra l'altro le tue bellissime foto, sono grazie, proprio tue questo queste. È il primo, sì, progetto di Alice. E in realtà parlando con i volontari, conoscendo i volontari, ho conosciuto anche le creature di cui si prendono cura. E per la prima volta sono entrata in contatto con ratti e topi. E anche se non pensiamo di avere dei pregiudizi, in realtà qualcosa c'è, nel senso che la prima volta che anch'io sono entrata nella stanza dei ratti a Monza è stata un'esperienza comunque molto particolare, anche perché io ero più timorosa, mentre i ratti non lo sono assolutamente. Quindi sono stata circondata da decine di bellissimi ratti bianchi, alcuni pezzati, ti hanno adottato subito. Sì, diciamo, più che altro mi hanno esplorato e si sono interrogate lungo su chi fossi. Una cosa dei ratti è che segno della loro enorme intelligenza, Federico penso che mi darà ragione in questo, è che sono sempre attenti e curiosi verso quello che succede, verso le novità. Non si fanno spaventare, ma sicuramente vogliono esplorare quello che succede, che secondo me è proprio il segno dell'intelligenza, insomma, certo, di voler capire quello che c'è. Allora, io passerei un filmato, questa volta di coniglietti, storie di coniglietti, quindi andiamo col secondo filmato. Fantastici. Allora, tu fai delle bellissime foto sia ai coniglietti che ai topini, ai ratti, e fai anche un bel calendario, ma come avviene la tecnica? Perché non credo sia proprio così facile, soprattutto tenerli fermi. Allora, non lo è, e infatti rinunciamo da sempre a tenerli fermi, nel senso che bisogna essere, innanzitutto molto empatici, quello sì. Nel senso che non dobbiamo partire con dei pregiudizi o delle idee. Sicuramente c'è un'idea in testa, però poi bisogna adeguarsi moltissimo a quello che fanno questi animaletti. Quindi tanta pazienza, tantissima pazienza, tanta curiosità e tanta apertura. Perché comunque magari la foto che c'è nella testa non si realizzerà, però se ne realizzerà una migliore, più naturale, più spontanea. Quindi tantissima pazienza e ovviamente tutto il tempo che ci vuole per loro. E hai trovato più facile farlo ai conigli o ai ratti e ai topolini? Allora, quest'anno mi hanno stupito i porcellini d'India. No, stupito in senso buono. Allora, partiamo da un presupposto, che i porcellini d'India sono ottimi modelli finché c'è da mangiare, perché il loro interesse principale è il cibo, per cui se il cibo c'è, i modelli ci sono, insomma, a loro volta. I ratti sono sempre dei soggetti veramente speciali, perché sono molto, molto espressivi,
molto, interagiscono molto e quindi mi stupiscono ogni volta. Forse quelli un po' più difficili di solito sono i conigli, però in questo caso ho avuto dei modelli stupendi, d'eccezione, quindi davvero sono felicissima dei risultati e anche di aver avuto a che fare con loro. Invece Federico, com'è nata questa tua predisposizione verso i ratti, i topi? Non è proprio una cosa così consueta? No, non è così consueta, ma è nata tanti anni fa, in realtà non verso i ratti o i topi. La sensibilità realtà, verso gli animali sì, in genere. Ho avuto la fortuna di incontrare persone che mi hanno aperto gli occhi su tante cose che a volte... l'umano non vede, è un percorso che abbiamo fatto tutti certo. E faremo, speriamo, il più possibile. Quindi è nata così, verso tutti gli animali, poi per questioni di occasioni sono capitato insieme a persone che all'epoca, quando ancora la collina dei conigli non esisteva, si occupavano comunque di animali da laboratorio e lì ho visto cose, ho immaginato di poter fare qualcosa. E... Sì, perché capisco, perché a volte si rimane impotenti di fronte a questa sofferenza, quando si è sensibili è veramente dura, però a un certo punto bisogna anche superare questa impotenza e dire no, non posso stare lì a guardare solo, devo fare qualcosa. Ma io personalmente odio una parola brutta, però non capisco molto, non condivido molto quelle persone che dicono non voglio vedere esatto. Perché poi sto male, perché allora significa che vivi la tua vita basandoti su un qualcosa che fa comodo a te. Certo. Brutto a dirsi, però è quello. Vero. Invece davanti a un qualcosa bisogna fare una scelta e bisogna fare di tutto, se uno ci crede, per fare in modo che questo non accada. Ovvio che la Collina dei Conigli, come tante altre associazioni, come Rifugi degli Asinelli, come un sacco di altre associazioni che si occupano di altri animali, non salveranno sicuramente tutti gli animali, non cambieranno il mondo almeno in una un generazione. Istante, no. Ecco. Però sono piccoli cambiamenti che chi un domani proseguirà in questo ideale si ritroveranno. Anche noi ovviamente non salviamo tutti gli animali che escono dai laboratori. Forse la cosa più difficile è proprio quella, no? Non riuscire a salvarne di più, forse. Sì, però si interviene un meccanismo mentale per cui si guarda quello che si ha davanti. Forse. Quindi il fatto di avere comunque migliaia di animali salvi deve darti la forza di pensare che se fai un po' di più, un pochino di più, allora quelle migliaia di animali potranno diventare ancora di più. Certo. È un esempio, tra l'altro. Noi poi non entriamo mai in ambito o in discussioni che riguardano l'ambito scientifico della sperimentazione, quindi, ma semplicemente perché non ne abbiamo le competenze. Magari no, abbiamo delle conoscenze. Sì, perché poi però si lasciamo fare la battaglia, comunque, esatto, saremo attaccabili, lasciamo fare le battaglie antivivisezioniste ai medici e agli scienziati certo. Che sono in grado di parlare perché hanno una conoscenza specifica. Noi ci occupiamo del dopo e comunque la riabilitazione e la successiva rinascita di questi animali è comunque un qualcosa di importante. Io di infatti grandioso direi, certo. Invito come presidente dell'Ecospirituality Foundation sogni, come tutti noi, un mondo basato sull'ecospiritualità, certo. Un mondo migliore, ma ci arriveremo mai? Ma io penso che tutti questi tentativi, anche se non salvano tutti gli animali e non danno asilo a tutti gli animali, comunque sono un incentivo a far pensare alla gente che c'è un valore da dare alla vita. Anche perché queste creature sono senzienti, provano emozioni, sono creature che anche se hanno una dimensione diversa dalla nostra, o piccola o grande, in questo caso piccola perché sono conigli e topi, sono comunque creature viventi.
Io mi medesimo, li considero i miei simili, cioè usati è una cosa terrificante per degli scopi vederli. Inutili, tra l'altro. Ma sì, poi io dico, ma sono d'accordo col discorso che faceva lui, nel senso che non siamo dei medici, ma, o dei chirurghi, o quello che vogliamo, eccetera, eccetera. Io dico semplicemente che è immorale e fa schifo utilizzare delle creature per fare delle sperimentazioni che poi non servono a niente. Perché anzi, molti farmaci depistano, molti farmaci che escono fuori dalla sperimentazione animale poi sono dannosi per gli stessi sperimentatori volontari che li provano e crepano, cioè figuriamoci poi altri farmaci. Certo. Allora, io vorrei prima di chiudere fare anche un attimo una pubblicità che è per un'iniziativa benefit, però è un calendario che ogni anno Rachele realizza, questo è veramente magnifico, adesso non riusciamo a farvelo vedere tutto, ma ci sono delle foto veramente stupende. E come si può, diciamolo, come sì, si può avere questo? Giri, eccolo. Allora, basta contattare la Collina dei Conigli, quindi tramite la pagina Facebook della Collina, mm-hmm. oppure tramite il sito direttamente. Per i torinesi, qua Federico ha delle copie a disposizione. È un'offerta, una donazione di 10 euro per coppia e tutto ricavato viene utilizzato per la Collina, quindi per gli animali di cui si prende cura e per quelli che riuscirà a salvare. Perfetto, è veramente magnifico, complimenti. Grazie. Tra l'altro so molto che bello, ha avuto anche dei riconoscimenti in tutto il mondo, molto È vero, grandi. So che molte coppie sono andate anche all'estero, in America, in Canada, in Giappone, quindi bellissimo. Insomma... E poi diamo sì, anche l'annuncio di una nuova iniziativa. Sì, c'è una nuova iniziativa che è un audiolibro che è stato realizzato con il LabGral da un libro di Rosalba, tuo, quello dei Custodi della Porta, con la lettura dei testi da parte di Guido Barosio. Un audiolibro che verrà... diciamo anche questo come usato come benefit perché il ricavato sarà devoluto destinato agli animali. Al momento lo si trova alla Grotta di Merlino di Torino, Piazza Statuto 15, quindi è disponibile lì. Molto allora. Bello, io l'ho già ascoltato in parte, quindi molto bello. Cosa possiamo ancora dire? Come possiamo aiutare questa iniziativa, sia quella di Monza che quella di Torino? Esatto, allora. Per chiunque crede in quello che facciamo, ripeto, in ogni momento ogni aiuto che ci viene dato può essere riscontrato fisicamente, quindi chiunque doni qualcosa può venirci a trovare e vedere ecco, diciamo dove va a finire. Dove allora, anche. I centri di recupero sono due, uno è a Monza, è in fase di spostamento in realtà che abbiamo avuto un po' di... L'altro... a Torino. Preferiamo, ma per motivi non di gli indirizzi, di tenerli riservati. Capisco. Però andando sul sito, contattandoci, verranno date tutte quante le indicazioni. I modi per aiutare l'associazione sono molteplici, nel senso, a parte il sostegno economico, purtroppo è inutile essere ipocriti, no? Il mondo gira importante. Intorno ai soldi, quindi anche noi abbiamo bisogno dei soldi. Per forza. E poi le adozioni, no? Le adozioni dirette degli animali è una cosa molto sottovalutata, che in realtà invece è un qualcosa di importante, sono anche le adozioni a distanza, perché molte volte le persone non hanno l'opportunità materiale di tenere o gestire determinati animali. Quindi le adozioni a distanza esistono e sostengono l'associazione in un modo... veramente serio e non minore rispetto alle adozioni dirette. Purtroppo il nostro tempo è scaduto, il tempo è tiranno come sempre. Io ringrazio Federico, ringrazio Rachele, grazie, spero grazie che sarete ancora nostri ospiti. Con molto piacere. Salutiamo Giancarlo e salutiamo tutti grazie. Voi che ci avete seguito. E alla prossima.